Serena, la mamma di Giovanni, ci racconta la vostra storia. Sì, Giovanni fin dalla gravidanza sapevamo che aveva un problema urologico che l'avrebbe portato molto probabilmente alla nascita all'insufficienza renale. Così è stato, alla nascita sono subentrati subito dei problemi, proprio subito con il parto, è stato in terapia intensiva, ha fatto dialisi in fase proprio di neonatale. Dopo sospesa e da là insomma è cominciato un percorso di vita. Da una parte sono riuscita ad abbracciarlo, a tenerlo in braccio per la prima volta, ma anche di malattia legata a infezioni urinarie subentranti e varie problematiche, per cui la difficoltà proprio nella crescita e il fatto che non stava bene. A quanti anni siete arrivati alla decisione del trapianto di rene? Alla decisione siamo arrivati intorno ai 2 anni, quando informandoci abbiamo saputo che avendo la possibilità, quando abbiamo cominciato a parlare di entrare in lista per un trapianto d'organo, e a quel punto là ho cominciato a interessarmi a un'eventuale donazione da parte nostra, perché avevamo capito che un rene donato sarebbe forse durato di più, perché senza che rientrasse in dialisi magari avrebbe avuto un'aspettanza di vita più lunga. Insomma, avevamo pensato a tutte queste cose e abbiamo cominciato a parlarne in reparto. A quel punto abbiamo iniziato un percorso in cui anche nel nostro caso si erano offerti i nonni, uno zio, il papà, io, eccetera. Alla fine sono stata scelta io, perché il mio rene era più piccolo, perché era talmente piccolo lui che non ci sarebbe stato anche. Ecco, questa è una storia che ha i suoi anni, perché oggi Giovanni è un giovanotto. Giovanni adesso ha 17 anni, dopo questo abbiamo visto i frutti, insomma. I frutti, soprattutto perché lui è stato meglio, ha avuto meno infezioni, meno problematiche, dopo non sono tutte rose e fiori, c'è tutto quanto il suo percorso, però ha avuto modo di fare quella che ci auspicavamo fosse una vita normale, dopo non so cosa sia la normalità, però gli ha dato la possibilità di vivere, di andare a scuola, di fare attività fisica, di svilupparsi normalmente come speravamo, insomma. Quindi siamo tutti contenti. Questo. Bene. Anche per la nostra famiglia ha rappresentato comunque un miglioramento della qualità di vita di tutti. Bene. Tutti insieme. Adesso è qua con noi ed è con te. Bene. Grazie. Janet, una storia di trapianto da nonna a nipote. Esatto. La nonna è la sua mamma, sì, esatto. E la nipote è sua figlia. È la mia figlia, esatto. Che storia ci racconta? Allora, Elisabetta è nata con una malattia rara e subito dopo la nascita siamo state costrette a passare molto tempo in ospedale. Eravamo ricoverate quasi 7 mesi, sempre a Fiume, in Croazia, perché noi veniamo da Fiume. 2 anni fa ci siamo trasferiti qua a Padova, ovviamente per i motivi di salute della mia figlia. Lei ha fatto trapianto qui a Padova 6 anni fa, perché in Croazia non avevano questa possibilità di fare trapianti ai bambini che pesano meno di 20 kg. Quindi anche la nostra sanità e tutti, insomma, ci hanno mandato di fare questo intervento qui a Padova, e poi siamo ovviamente anche rimaste qua. Dopo tutti gli esami e accertamenti che abbiamo fatto, abbiamo saputo che la nonna poteva donare uno dei suoi reni alla sua nipote. E questo era una felicità immensa per tutti noi, perché così anche abbiamo evitato anche le liste di attesa, che sono abbastanza lunghe. E questo era per noi una speranza, ecco. Certo, lei prima parlava del coraggio e della forza che ha avuto la nonna nell'affrontare questa esperienza. Sì, esatto. Finalmente, quando è venuto questo giorno, 28 luglio 2018, il giorno che aspettavamo da tanto tempo, purtroppo non tutto è andato come abbiamo pensato, perché il giorno prima del trapianto il mio papà ha avuto un ictus. È stato ricoverato in terapia intensiva perché era in condizioni gravi. Questo era un terribile shock per tutti noi e ovviamente il trapianto non era più la priorità. In tutte queste ore di angoscia, i medici qua a Padova per noi sono stati un grande supporto, però la decisione definitiva per quanto riguarda il trapianto spettava la nonna. Ad un certo momento, mi sa che erano verso 18 di sera, lei mi ha detto: guarda,
io in questo momento non posso salvare il mio marito, non lo posso aiutare, però sono venuta qua a salvare la vita della mia nipote. E questo era un momento molto commovente per tutti noi, perché quando lei mi ha detto queste parole, da lei usciva una pace che non si poteva spiegare con le parole. E quindi il trapianto è stato fatto il giorno dopo, perché lei era convinta che andrà tutto bene. Noi tutti avevamo qualche dubbio, però, perché eravamo preoccupati ovviamente anche per lei. Però lei ha detto: guarda, andrà tutto bene, che lei è stata quella che certo. Ci incoraggiava. E sì, è andato tutto bene, il trapianto è andato benissimo. Anche mio papà, dopo mesi di cure, delle terapie, sì, anche lui si è ripreso. Oggi Elisabetta ha 9 anni? Oggi ha 9 anni. A scuola? A scuola, fa terza elementare. E sta bene? E sta bene, fa le visite, quelle che deve fare ogni mese, quelle di routine e basta. Bene, grazie. Grazie a voi.